Ma quanto belli sono gli aerogrammi di training di 1-2? Andiamo a vederli. Buongiorno ragazzi, sono Giacomo di diventeromilionario.it e in questo video andremo a vedere tutte le funzionalità di Training 1-2, ma non perdiamo tempo, andiamo a vedere come è strutturato il sito e cosa possiamo farci all'interno. Questa è l'home page di Training 1-2, possiamo vedere che è strutturata in maniera veramente semplice. Abbiamo il valore dell'account diviso per fondi liberi e portafoglio. Possiamo depositare i fondi con bonifico bancario gratuito o carta, oppure aggiungere Google Pay o nuove carte di debito. Qui abbiamo il nostro profilo, possiamo scegliere tutte le varie opzioni, centro di assistenza, utilizza codice storia, gestisci i fondi, eccetera. Ah, per prelevare i fondi, cosa interessante perché è un po' nascosto, basta andare su gestisci fondi e preleva fondi, perché è una cosa che non si vede. Possiamo anche passare all'account di prova, cosa che andremo a vedere dopo perché è veramente interessante. Possiamo avere un conto di demo per fare i nostri investimenti. La sezione principale nella quale veniamo portati quando facciamo login è quella del portafoglio e ci dà il dettaglio appunto del nostro portafoglio. Nel mio caso io ho due azioni, quindi ho due investimenti per 18 euro totali, ho Palantir e Adidas. Qua il bello è che si possono comprare anche frazioni di azioni, quindi io voglio, ho 1 euro, perché possiamo vedere dopo che possiamo investire a partire da 1 euro, voglio comprare parte di Apple, posso farlo perché non ci sono commissioni e non c'è nessun problema, quindi è bellissima questa cosa qua. Qui abbiamo quindi, come detto, il portafoglio, l'andamento del portafoglio con una scadenza temporale, possiamo vedere qui ho prelevato, ho tirato fuori, ho messo su fondi liberi per fare altri investimenti. E qui ho il dettaglio di quello che è attivo al momento. Posso vendere, chiaramente comprare e ho l'andamento dell'azione in generale. Adesso andiamo subito a vedere cosa offre l'andamento delle azioni in generale, perché è veramente una cosa approfondita che non pensavo, mi ha stupito in senso positivo. Intanto qui mi dice se il mercato è aperto o chiuso, cosa interessante. Quando clicco mi dice: ehi, questo mercato chiude tra 5 ore e 23 minuti, adesso è mezzogiorno 06 di venerdì, sappi che è tempo fino a questo punto qua, cioè fra 5 ore e 23 minuti, poi il mercato chiude e non puoi più operare. Altra cosa bellissima è il grafico avanzato, che non so quanti di voi sappiano della sua esistenza, ma qui dentro possiamo fare un sacco di cose e aggiungere un sacco di indicatori e di linee. È una cosa utilissima per studiare vari trend, fare studi sull'andamento del titolo. Possiamo anche aggiungere indicatori, i più popolari, e lì ce li mette tutti qui dentro. Quando ho visto questa cosa qua ho detto: cavoli, però è veramente interessante. Io su Fineco questa cosa qua non l'ho, e Fineco è un conto corrente con broker che comunque è a pagamento. Trading 1-2 è assolutamente gratis. Questa cosa qua la potete fare anche se non avete un titolo, e posso andare anche su un titolo che non ho in portafoglio. Ad esempio cerchiamo Apple per non sbagliare, anzi si chiama Amazon che ce l'ho già qua, bisogna del grafico avanzato, quindi lo posso utilizzare per tutti gli strumenti. La cosa bella è che poi qui rimangono aperte come schede, e se vado qui su visualizzazione divisa posso avere le varie schede collegate l'una all'altra. Se metto schede invece ho tutte le schede, qua posso paragonare i vari titoli, quindi veramente un'ottima cosa. Fammi sapere nei commenti se sapevi di questa esistenza oppure se te ne sei reso conto solo ora. Altra cosa interessante, scorrendo in giù, a parte l'investimento, il prezzo medio, il prezzo di vendita, eccetera, il profitto finora, tutti i dettagli della compagnia che sono veramente interessanti: il market cap, il price earning ratio, il revenue, eccetera, earning per share, dividend yield, eccetera, eccetera, eccetera. Sono veramente dati interessanti che ci vengono dati gratis. Onestamente, mi fa comodo quando mi serve sapere qualcosa, vengo qui, me lo guardo e scopro delle cose. Cash flow. Vedere, ho tutti i dati del cash flow, dettagli dello strumento, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente una cosa ben fatta. E se non utilizzavi Trading 1-2, sappi che c'è questa funzionalità qui interessante. Ma anche se lo utilizzavi, magari non ne hai mai approfondito l'utilizzo perché magari non hai mai fatto caso a questo bottone. Invece c'è e funziona molto bene. Un'altra cosa che possiamo impostare sono degli alert sul prezzo, chiaramente. Possiamo metterlo in maniera testuale, 184, impostiamo l'alert di prezzo, possiamo mettere quanti ne vogliamo, l'alert di prezzo è stato impostato. Una volta che raggiungerà il livello ci aprirà nelle notifiche che vabbè andremo a vedere dopo. Per quanto riguarda il portafoglio, quindi questa è la cosa interessante, qui abbiamo i dati, in realtà quello che compriamo, quindi non è che ci interessi sapere tanto. Qui abbiamo tutto quello che ci serve per fare ragionamenti, studi, eccetera. E adesso andiamo a parlare di una sezione interessantissima che vi ho già accennato nell'introduzione, ovvero degli aerogrammi. Cosa sono gli aerogrammi? Sono delle
ETF di ETF in sostanza, cioè possiamo decidere una serie di titoli da mantenere all'interno di un portafoglio separato dagli investimenti, perché possiamo vedere qua sono gli investimenti, qua c'è il nostro aerogramma e ne possiamo creare un insieme di titoli da mantenere con una determinata proporzione e il sistema continuerà a fare degli acquisti per mantenere questa proporzione. Andiamo a creare un aerogramma assieme così capiamo come funziona. Aggiungiamo uno strumento, aggiungiamo Amazon, Apple, Tesla e Vanguard sull'S&P 500, clicchiamo avanti. Abbiamo la nostra proporzione, otteniamo 25-25, quindi tutti uguali. Possiamo mettere un titolo al nostro aerogramma, possiamo cambiare anche d'icona volendo, possiamo aggiungere un'altra sezione se vogliamo e vediamo che l'investimento minimo è di 4 euro perché noi possiamo investire un singolo euro per ogni titolo e lì provvederà a mantenere questa proporzione qui. Clicchiamo avanti e possiamo scegliere se farlo manualmente, quindi usi i fondi che sono liberi sul conto o stabilisci un calendario degli investimenti e li automatizzi. In questo caso lì si arrangerà a fare tutto, puoi cambiarlo successivamente. Noi mettiamo manualmente, andiamo avanti, investi ora, visualizza aerogramma. Noi visualizziamo l'aerogramma. La cosa bella è che a questo punto possiamo avere tutti i dati, abbiamo anche il reinvestimento automatico dei dividendi, che è una cosa che io non ho trovato da nessuna parte, almeno in Italia, e noi possiamo scegliere se i dividendi che arrivano, reinvestirli in questo aerogramma, quindi riportarli dentro e far sì che aiutino a crescere il tutto. Chiaramente per 4 euro di investimento il dividendo non fa la differenza, però attenzione perché alla lunga all'aumentare dell'investimento è una cosa che può assolutamente dare delle soddisfazioni incredibili. Possiamo dire sì o di no, o possiamo dire un obiettivo, voglio arrivare a 100.000 euro. Ci sta assolutamente senza problema. In base agli investimenti che si fanno, si può arrivare più velocemente o più lentamente, ma se si continua a investire è sicuro che si arriverà. Non è un consiglio finanziario. Qua possiamo investire per prelevare fondi, non ho orogramma quindi niente. Se ad esempio io dico guarda, investimi 4 euro, tanto ho dei fondi liberi, confermiamo l'acquisto, mi dice che il mercato è chiuso, quindi al momento non posso fare l'acquisto. Comunque, se dovessi portarlo avrei 4 euro investiti, 4 euro di fondi e il profitto sarebbe in base all'andamento dei mercati. Questa cosa è veramente bellissima, ragazzi, perché ti può far stare tranquillo. Se cioè, tu imposti questa cosa qua e lui va, continua da solo, continua a macinare, reinveste i dividendi, è veramente interessantissimo. Quindi se non lo sapevate, se non sapevate la sua esistenza, fateci caso perché questa è una delle funzionalità più belle che mi sia capitata a tiro, capitato di vedere nei vari broker che sto testando. Andando avanti, torniamo in su, in realtà qui ci sono le liste, possiamo fare una lista dei nostri titoli, io ho fatto la lista già, quando all'interno ho messo dei titoli per provare, lui ce ne crea già di suo alcuni e possiamo appunto crearne quante ne vogliamo. Qui sotto abbiamo la ricerca degli strumenti, possiamo decidere tra azioni e ETF, abbiamo anche dei filtri attivabili, ovvero il prezzo, il paese, la borsa valore e il tipo, cioè se è un'azione, eccetera. Qua è un'azione perché siamo nella sezione azioni, ma abbiamo anche tutti gli ETF, anche i REIT e possiamo trovare tutto quello che ci interessa, non ci sono problemi di scelta di sicuro. Qui sotto abbiamo il calendario con tutte le varie attività. Io onestamente trovo una scarsità di informazioni riguardo, meglio, secondo me non è che sia aggiornato così tanto per anche cose importanti. Eventi importanti che c'erano, che stavo aspettando, non le trovavo qui. Adesso vedo che ci sono dei dati, comunque sappiate che c'è, ma io non ci farei troppo affidamento su questa cosa qua. Subito sotto abbiamo la sezione video, quindi possiamo trovare dei video per formarci, per capire come scegliere un'azione, poi evitarli, eccetera, eccetera. E subito sotto abbiamo le notifiche. Le notifiche sono ogni volta che entri, dice guarda, c'è un'elevata volatilità di coin, di biggest stock before earning, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che troviamo quando entriamo lì ci dice guarda che delle notifiche e appariranno qui. Qui sotto c'è una chat che ci può aiutare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E per quanto riguarda Trading212 è tutto. Adesso andiamo solo a vedere come funziona l'account di prova, perché questo è l'account di investimento. Andiamo a vedere l'account di pratica, come lo chiama lui, che è molto utile se vogliamo fare dei test, vogliamo fare degli investimenti senza investire denaro vero e proprio. Lui ci dà 5.000 euro. Possiamo andare qui, possiamo creare il nostro aerogramma, perché no? Lo creiamo da qui, anche tu se vuoi puoi crearlo da qui. Facciamo Amazon, Apple, no, qua siamo sul Nasdaq, però andiamo sulla borsa di Londra, sulla borsa di Londra, aggiungiamo l'aerogramma, avanti, questo qua l'investimento minimo è questo, testo, se non possiamo andare avanti, manualmente, avanti, investi ora,
e diciamo investi 121,6 euro. Conferma l'acquisto. In questo caso lui lavora, investire al 33%, ha comprato Vanguard, ha comprato EasyJet, sta per comprare anche l'iShare Global, vediamo che è il 67%. Attendiamo un attimo e apparirà anche quell'altro titolo che abbiamo scelto di avere nel portafoglio. Ed eccoci qui, l'investimento è terminato, possiamo vedere come abbiamo adesso queste azioni qua, 121,05 euro, 41,40, 39, ha mantenuto la proporzione. Possiamo scegliere di ribilanciare nel caso si sbilanci, ma ovviamente l'abbiamo appena creato, quindi è bilanciato, e possiamo adesso attendere la crescita aggiungendo gli investimenti a nostro piacere. Chiaramente qua possiamo fare tutti i test che vogliamo perché abbiamo fondi infiniti. Nella sezione Auto Invest invece possiamo, attivandola, avere una prospettiva di quello che ci capiterà investendo vari fondi. In questo caso vediamo il deposito iniziale, se lo dico di 3.000 euro mensilmente, il 5 del mese, posso modificare quando avviene l'acquisto anche non mensilmente ma ogni 2 mesi, giornalmente eccetera. Gli dico: guarda, fallo di 3.000 euro, fallo per 20 anni, puoi andare avanti, sappi che dopo 20 anni, 720 K di contributi, avrai 1.200.000 su una base di rendimento annuale del 5,24%. Una cosa che non vedete sugli aerogrammi è quando andiamo a crearlo, l'avete visto di sicuro, quando andiamo a crearlo, lui ci dà un rendimento medio annuale, basato sui 5 anni di prestazione storica del mercato. Quindi lui prende tutti questi strumenti e dice: guarda, questo portafoglio ti renderà il 35-55%. Grazie. Apple e Amazon negli ultimi 5 anni hanno spaccato di brutto, quindi non è veritiero per il futuro, può essere come non può essere. Quindi attenzione anche a queste cose qua. In ogni caso, questo tipo di attività è molto interessante perché ci permette di testare e soprattutto non spendere nessun tipo di soldo, fare esperienza in maniera gratuita. Per il conto demo anche tutto. Sapete che Trading212 offre anche una piattaforma di CFD, però non la vado ad approfondire perché sono un terreno molto pericoloso che non conosco. E di conseguenza, se non sai di cosa sto parlando, ti consiglio anche a te di lasciare stare, ma di concentrarti sull'investimento ancora prima di fare investimenti di prova sull'account demo, perché è divertente, capisci molte cose. Se tratti i soldi come se fossero veri, riesci a capire veramente un sacco di cose, fare un sacco di esperienza. Ovviamente poi le riflessioni che fai quando i soldi sono veri e quando sono finti sono totalmente diverse, cioè un conto ti interessa, dall'altro te ne freghi, vai come se stessi giocando d'azzardo. Però per imparare va tutto bene. Comunque sappi che questo video non è un incitamento all'investimento, eccetera, eccetera. Usa solo i soldi che puoi permetterti di perdere e fai soprattutto con testa, e se hai problemi chiedi consiglio a un consulente finanziario. Quindi questo video non è un incitamento o un consiglio di investimento. Ci vediamo alla prossima e fammi sapere nei commenti se ti è piaciuta questa recensione di Trading212, se lo utilizzi già, se lo utilizzavi e smesso, se eri dubbioso sul suo utilizzo, se conoscevi già gli aerogrammi. Ci vediamo alla prossima, ciao!